Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale Boss e Gosh. Io sono il Boss e oggi procediamo con l'unboxing, come si può vedere qui, della Collector, l'edizione di collezione di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Un nome più lungo non potevano farlo, praticamente non ci sta nella scatola fra un po'. Oggi vi portiamo questo unboxing perché io personalmente ho comprato la collector di questo gioco, e perché comunque è l'ultimo capitolo della serie Ninja Storm, eccetera eccetera, ci tenevo molto perché comunque è la, diciamo, la parte finale del manga di Naruto, la parte anche secondo me più bella, anche ovviamente a me piace tutta la serie di anime e di manga di Naruto, però dato che era il capitolo finale ci tenevo a acquistare la Collector Edition. Quindi andiamo subito a vedere cosa c'è al suo interno. L'apro subito. Ragazzi, anche se non mi si vede bene, non preoccupatevi, è fatto apposta perché voglio farvi vedere bene cosa c'è all'interno della scatola, che a me non penso che vi interessate a vedere me, ma a vedere il contenuto che vi portiamo. Quindi procediamo con l'artbook. Questo è l'artbook, è la prima cosa che troviamo all'interno della collector. Vediamo che c'è Naruto qua davanti e Sasuke qua dietro, e ci sono le varie illustrazioni, ovviamente, diciamo, del videogioco, ma anche del manga e dell'anime. Come potete vedere, questa è una delle scene del videogioco, ci sono vari disegni, come ci si aspetta ovviamente da un artbook, eccetera eccetera. Non vi faccio vedere tutto per non spoilerare, anche perché ci sono immagini di cose che nell'anime non si sono ancora viste, si è visto solo nel manga, quindi per comunque chi ci tiene ad andare avanti con l'anime senza consultarsi il manga, faccio vedere poco, diciamo, e questo è l'artbook. Poi procediamo con la lamina, l'anima di Sasuke Uchiha. Come potete vedere, Sasuke qui è nella sua forma finale, diciamo, nella battaglia contro Madara. Per chi sapete chi è Madara, eccetera eccetera, ovviamente se vi interessa Naruto. Aspetta che sposto un po' questa che magari rompe le palle. Con vedete la forma finale perché ha già il Rinnegan sull'occhio sinistro. Per chi non conoscesse il Rinnegan, è l'occhio viola, diciamo, l'evoluzione, ecco, dello Sharingan degli Uchiha. Poi alla destra della scatola abbiamo la steelbook, che si presenta così, dorata con Naruto, e dietro azzurro blu, che dir si voglia, con Sasuke, ovviamente tutti e due nella forma finale come nella lamina Sasuke, e con i poteri delle sei vie che potete vedere qui dal cambiamento di colore della tuta, diciamo, di Naruto, e anche dalle sfere dietro la sua schiena. Poi sempre alla destra della scatola abbiamo il gioco di Ultimate Ninja Storm, e al suo interno, oltre ovviamente al videogioco, troviamo un piccolo poster. Piccolo si fa per dire, diciamo, non è grandissimo, con la rappresentazione, la locandina, diciamo, di quest'ultimo capitolo del videogioco. Adesso spero che si veda il meglio possibile, cerco di metterla bene più che posso. Poi procediamo, mettiamo via questo, andiamo via. Alla sinistra della scatola abbiamo la statuetta di Naruto, The Last Version. Perché The Last Version? Perché è il Naruto, diciamo, finale, quello adulto, quello che poi diventerà il settimo Kage. Lo vediamo perché dalla fasciatura che c'è sulla mano destra, ovviamente per chi conosce il manga sa perché,
ora Naruto in questa versione ha la mano fasciata e dai capelli corti, più corti, cioè quando si è tagliati. Non ha il mantello, diciamo, del quinto dell'Hokage, però ha la tuta da combattimento normale. Fa parte di una collezione che si chiama Banpresto, che io personalmente non conosco, comunque sponsorizzata dalla Bandai Namco. E basta ragazzi, la scatola è vuota, come potete vedere. Qui, diciamo, nella parte più fonda è dove c'è la statua, che adesso li metto qua per farvi capire. Qui ci andava, ci va in gioco la steelbook, e sopra ci va la lamina e l'artbook. Niente ragazzi, questo, diciamo, unboxing è finito. Io vi saluto mostrandovi ancora questi due pezzi all'interno della collector di Naruto. Io vi saluto anche da parte del signor Gosh e ci vediamo ai prossimi episodi, e aspettatevi ovviamente un gameplay di questo gioco, uno o due, adesso vediamo col signor Gosh, e anche da parte vostra, se vi interessa vedere qualcosa di più, sicuramente noi faremo uno scontro libero e poi vediamo. Bene, è tutto, noi ci vediamo ai prossimi episodi di Naruto e anche delle prossime serie. Ciao ragazzi!